orientati verso un futuro che sembrava, funzionano proprio in quel modo e che quindi permettono un ricambio dell'aria, per cui il vecchio in realtà attualizzato è per una tecnologia che funziona tutt'oggi, funziona benissimo. Quindi il vecchio non sempre è obsoleto e il nuovo non sempre è meglio. Non ricordo più se avevo aggiunto altre diapositive, possiamo andare avanti? No. Sì, vabbè, questa è la ribadisce quanto ho detto adesso ed è un intervento all'interno del libro, e cioè che la tradizione non è l'opposto dell'inventiva moderna, ma in realtà è il fondamento stesso dell'invenzione. Qui vi ho portato questa diapositiva più che altro in riferimento a quello che è il piano per San Vito, che è stato sviluppato qui dall'associazione. Vi volevo semplicemente far notare come nell'ambito dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura è stato stilato un manifesto per la pianificazione integrata, pianificazione urbana integrata. E i punti che vi ho evidenziato sono il 4 e il 5, ribadiscono che ogni modifica del territorio, siccome il territorio per noi è un bene comune, va considerato come bene comune, deve coinvolgere le persone interessate. E quindi in questo senso voi avete coinvolto, in qualche modo, siete direttamente coinvolti in questo processo decisionale di modifica del territorio. E la bellezza e l'armonia non sono valori secondari rispetto all'economia, e anzi, come tali, sono sostanziali, perché sono quelli che rendono un luogo tale, cioè riconoscibile e amabile dalle persone. Quindi significa che sono due elementi che vanno valorizzati e difesi, perché sono a fondamento della qualità dell'ambiente. E da quel poco che ho potuto vedere, poi dopo sentirò la presentazione di questo piano che avete proposto, mi sembra di avere capito che la bellezza e l'armonia sono due elementi che avete tenuto in considerazione. Grazie. Grazie a te. Allora, Lucca è una città bella, amabile, una città che tutti conoscono per la sua immagine e che apprezzano probabilmente anche per un qualcosa che non è così riconoscibile nella sua immagine. A Lucca si può passeggiare senza necessariamente essere strombazzati da un'auto, si può passeggiare sulle mura, la sua immagine è nelle sue mura, e l'immagine è sicuramente un aspetto di cui, senza definirlo scientificamente, possiamo apprezzare e dire con certezza che è bella, è una città bella. E sarà forse un caso, 20-25 anni fa, in qualche misura, un po' la nostra esperienza di colleghi architetti è nata proprio in quest'ambito, in questo luogo, con un'ambizione iniziale che era quella di fare documentazione, informare, perché nell'università non si produceva tutto quell'ambito ampio di conoscenze che in realtà noi scoprivavamo e nel quale noi ci siamo sentiti sensibilizzati attraverso una sensibilità dell'ecologia, no? Perché poi a quel tempo c'erano movimenti politici, però c'era anche chi in qualche maniera riconosceva nel proprio ambito di attività e di espressione la necessità di trovare un modo di leggere la realtà e anche il futuro in qualche maniera. In qualche maniera noi siamo un po' tutti visionari, no? Quando cerchiamo di prefigurarci un futuro, mai come oggi sentiamo questa necessità, ed è proprio attraverso
i luoghi della cultura che noi cerchiamo di trovare, qualcosa che è anche un po' nostro, che ci permette di condividere un percorso con altri, quindi attraverso relazioni, senza le quali noi non sapremmo essere quello che siamo. E questo libro nasce un po' da questa esigenza, dall'idea che il percorso di tanti anni sviluppato attraverso la rappresentazione della conoscenza, così come siamo abituati a circoscrivere la conoscenza esatta, quella dell'astronomia, delle scienze, della chimica, della fisica. Ecco, questo forse oggi non è forse così necessario, e quindi ci siamo detti: qual è la missione che oggi ci possiamo dare nell'attesa che in qualche misura si possa passare da un sapere a un saper essere, a un saper fare? Come architetti siamo abituati a pensare la trasformazione dello spazio, uno spazio quindi fisico, che però molto spesso non può non tener conto, anzi assolutamente non può non tener conto delle relazioni umane, delle persone, che sono quindi un portato diverso, un portato ulteriore, oltre alle conoscenze tecniche che noi in qualche maniera abbiamo sviluppato e promosso come alfabetizzazione della categoria dei tecnici, soprattutto. Ecco, noi ci ritroviamo oggi in questo luogo, dove una biblioteca, dove fondamentalmente abbiamo un portato di cultura che è in ognuno di questi singoli libri. Sicuramente qualcuno potrà ritrovarcisi e quindi apprezzarlo, oppure non ritrovarcisi e quindi vederlo come un oggetto distante. Di sicuro, diciamo, questo nostro tratto dell'esperienza che abbiamo vissuto insieme, così confezionato bene anche da Giulia, da Rodolfo nella sua veste grafica, hai avuto in realtà un po' questa genesi, la necessità di trovare uno scopo per trasmettere agli altri non tanto delle risposte, anche delle risposte, se qualcuno pensa di poterle trovare in alcuni articoli di rappresentazioni tecniche, ma soprattutto di farsi le giuste domande. Perché? Perché in fondo, quando io trovo attrazione verso un testo, cerco degli stimoli e quindi vado alla ricerca di qualche cosa che effettivamente mi mette in sintonia con i contenuti che questo rappresenta. La mia esperienza personale è quella quindi di, sì, tutti i giorni di vedere parti di città che si trasformano, rappresentate da architetti che portano i loro progetti, ma in fondo mi chiedo se in qualche misura l'attribuzione che ci si aspetta da me, cioè il ruolo che viene svolto, diciamo, da chi valuta poi i progetti che intendono trasformare la città, in qualche misura sono relegati nelle norme, nelle regole, nei giusti approcci tecnici, o se alla fine il ragionamento è ben più ampio da affrontare, a quello che avviene poi politicamente nella città, in iniziative come queste, dove si cerca di trovare un luogo di discussione nel merito delle cose, che non sono soltanto aspetti tecnici, ma sono vita quotidiana e vissuta da parte di tutti. Grazie. Ringrazio gli autori del libro che ci hanno presentato oggi. Farei una pausa di 5 minuti per
aggiornare i nostri strumenti informatici e passare ad analizzare il master plan di Facebook.